Alcuni telespettatori ci hanno segnalato queste chiazze bianche galleggianti nel Porto Canale subito dopo la liscia. Ironizzando, c'è addirittura chi ha scritto che qualcuno si è messo a lavare le barche lì ormeggiate. Per capire di che cosa si tratta, abbiamo in collegamento telefonico Adar Omiccioli, che questa sera facciamo intervenire in diretta nel nostro telegiornale, non tanto come politico, ma come biologo. Infatti Adar Omiccioli è laureato in biologia. Allora, buonasera Adar. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Bene, allora, lei ha visto le immagini, le fotografie, ci può dire di che cosa si tratta e soprattutto rassicurare? Sì, sicuramente, è un fenomeno del tutto naturale, anche tipico di questi periodi, dovuto al rimescolamento praticamente delle acque, che sono molto cariche di una sostanza, di sostanze organiche, trasportate oltretutto da varie immissioni naturali, soprattutto anche in considerazione dei forti temporali che si sono avuti ieri e nelle giornate precedenti. E questa sostanza organica deriva principalmente dalla degradazione delle macrofite, cioè sono delle famiglie di piante acquatiche che in questo periodo terminano il loro ciclo vitale, di conseguenza muoiono e vengono decomposte. Ecco, questa decomposizione produce soprattutto cosiddetti acidi umici che contribuiscono in modo naturale quindi poi alla formazione della schiuma, ma anche per i non esperti è facile riconoscere, ecco, questa schiuma se sia di origine naturale o no, perché quella appunto naturale, come quella che ho visto nelle immagini, ha un tipico colore bianco, a volte anche giallino fino a marroncino, e ha un odore tipico di terra o di pesce, se la formazione della schiuma è soprattutto dovuta alle alghe, mentre quella, la schiuma artificiale, ha delle bolle con schiuma che assumono una colorazione tipica dell'arcobaleno e hanno un tipico odore di detersivo, di profumo, quindi insomma anche per chi non è esperto saper riconoscere un tipo di schiuma naturale o artificiale è abbastanza semplice. Mi pare di capire, Omiccioli, un po' quello che avviene quando piove sull'asfalto dopo tanti giorni di siccità, insomma. Ecco. Esatto, si accumulano, diciamo, sostanze organiche che degradandosi velocemente e rimescolandosi provocano questa schiuma del tutto naturale. Grazie Adar Omiccioli per questo suo intervento. Grazie a voi, arrivederci.